Qui sul bar di Radioattiva, questo è Drinkon Air. Nel bar di Radioattiva. Nel bar di Radioattiva, grazie per la correzione grammaticale. Purtroppo è inutile, continuo a parlare italiano, ma che devi fare? Sono fatto così, grazie. E andiamo subito a presentare il nostro primo cocktail della serata, ovvero Salva, il nostro primo cocktail. Che sarebbe? Che sarebbe il mojito. Eh beh, una specialità, è inutile dire. Wow, ovazione per il mojito! Che bello, e voi non potete vedere, ragazzi, purtroppo, ma noi possiamo sentire, guardare e anche degustare tra pochino questa bellissima piantagione di menta che ci ha portato Salvatore dal suo orto che coltiva lui. Coltiva lui, la faccio io proprio. La spacciamo. E nel nostro mojito, appunto, abbiamo Salva. Abbiamo il lime, il succo di lime, lo zucchero bianco. Sì, di canna, ovviamente. Di canna. E, poi c'è il ghiaccio, rum bianco e una spruzzata di canna di soda. Perfetto. È già detto una cosa esatta subito, ha iniziato a dire succo di lime. E questo appunto è già una piccola introduzione per questa, sia sulla storia per la precisazione, sulle curiosità. Vado a leggere, signori, speriamo di leggere bene, perché mio fratello, che saluto, ciao Jimmy, mi ha rimproverato che non so leggere. Allora, cioè, ti rivolgessi a una persona col nome che c'ha. Vabbè, Alessandro, dai. Allora, dunque, il mojito, signori e signori, è nato a Cuba. Grazie al Angelo Martinez, un famosissimo barman che gestiva il bar La Botteghita del Medio a La Habana. Si racconta che costui amasse tanto il suo lavoro da mescolare i cocktail fino a stancarsi. C'è da dire che la data di nascita del progenitore del mojito è data del 1586, benissimamente 600 anni fa, ragazzi, se non mi sbaglio, sai, i conti sono quelli che sono. In quell'anno il capitano Eldrake decide di saccheggiare La Habana per recuperare recuperare parte del tesoro azteco lì nascosto nella Habana, dicevo. Re Filippo II gli fu informato e difatti fece preparare un'accoglienza degna dei migliori storie dei pirati. Il saccheggio di Drake non andò appunto a buon fine e l'intera flotta lasciò La Habana. Ma durante l'attesa del saccheggio, fino al momento della fuga, un subalterno del capitano, un certo Richard Drake, credo il fratello, perché insomma il nome è uguale, inventò la famosa ricetta. All'epoca battezzata con il nome di Dracque, utilizzando un primitivo distillato a base di canna da zucchero. La ricetta venne modificata solo nella metà dell'Ottocento da Don Fecundo Bacardi, che la sostituì col distillato col vero e proprio rum. Da lì chiaramente anche il nome cambiò e divenne mojito. La curiosità, qui ci tengo perché è bellissima, esistono diverse teorie riguardanti l'incerta origine del mojito, del termine mojito. Secondo alcuni esse sarebbero legate al mojo, un condimento tipico della cucina cubana a base di aglio, agrumi usata per marinare. Un'altra teoria lo lega alla traduzione della parola spagnola mayodito, che significa umido. L'ultima ipotesi, considerata comunque la meno attendibile, è la fa risalire con la F di Bari e la C di Taranto l'etimologia della parola al termine voodoo, mojo, che significa incantesimo. Bene, Marco, se mi concedi, ho una piccola cosa da dire che ci tengo molto, per chi magari conosce il mojito a 360.5 gradi, no, a 365. Ci tengo, perché comunque questo va detto e da tanto, mi sono preparato anche oggi a casa. Dunque, secondo la tradizione, la ricetta cubana del mojito si prepara ponendo sul fondo del bicchiere l'erba güena, che non ha niente a che vedere con la nostra menta. Due cucchiaini, come ha detto prima Salvatore precedentemente, di zucchero bianco di canna e il succo di lime, di mezzo lime spremuto. Gli ingredienti devono essere mescolati insieme in modo da liberare l'aroma delle foglie di erba güena. A questo punto si aggiunge ghiaccio, rum e infine la soda, in alternativa all'acqua frizzante. Il composto ottenuto viene poi servito con cannuccia e un ramietto di erba güena, decorativo ovviamente. È importante ricordare che la menta non deve essere mai pestata, ma solo leggermente premuta per amalgamare insieme al succo di lime e zucchero. E fin qui ci siamo, giusto Marco? Mi stai seguendo? Più o meno. Ottimo, se vuoi parlo più lento. Io sai, ci sono sempre. Mi fa piacere. È qui che viene bello, è qui che ci tengo, ragazzi.
dovete ascoltare questa cosa che comunque è veramente importante. Al di fuori di Cuba il mojito si è ormai diffuso in una sua variante non propriamente corretta, detto semplicemente versione europea, ossia si prepara ponendo sul fondo del bicchiere il lime a pezzi, quindi lime non spremuto ma bensì lime come frutto pezzettino per pezzettino, aggiunto con zucchero di canna grezzo. A questo punto si amalgama il tutto schiacciando vigorosamente con il pestello il Mandler, per chi non lo conoscesse, aggiungendo poi la menta premuta delicatamente, ghiaccio tritato e infine rum e acqua gassata. Che dire? Musichetta. Musichetta? Posso dire la mia? Vai, certo Salva, io la roba apposta. Beh, secondo me il mojito proprio nasce a Cuba, come hai detto te, sì, però viene proprio dalla tradizione popolare cubana. Sì. Ora ogni casa, ogni multinazionale dell'alcol fa solo la ricerca, certo. Io, cioè, dico la mia opinione, però proprio il mojito è una classica bevanda del cubano medio, cioè in pratica il cubano quello che c'ha in casa, con quello che trova in casa fa questa bevuta. Come hai detto, sei stato giù a Cuba? Sì, e... sono stato a Cuba, loro proprio c'hanno il rum, cioè, quello che piace è bellissimo, ti prego dilla, dai, ti prego. No, una sera rientravo, ero stato in un locale, ho fatto tardi, stavo rientrando a casa, ho visto un camioncino e questo camioncino scaricava il ghiaccio. In pratica doveva portarlo dal camion fino all'ingresso del locale. E, come? Ha preso questa lastra di ghiaccio, in pratica era lunga un metro più o meno. Bellissimo. E poi per terra l'ha fatta scivolare fino al locale sull'asfalto della strada dell'Havana, e questa cosa mi ha colpito abbastanza, insomma. Conoscialanza, direi. Sì, e insomma volevo concludere dicendo che secondo me proprio il mojito è una bevanda classica cubana, e quindi è fatta con le cose semplici che si trovano in casa dei cubani, come può essere un pezzo di lime, questa foglia di erbabuena. Con un po' d'asfalto. Con un po' d'asfalto, quello sì, del ghiaccio. E una bevanda dissetante in pratica. Si usa quando fa caldo a Cuba, uno si prepara un bel mojito e si disseta, insomma, con bene, questa cosa. Grazie Salva. Grazie. Prima di andare a fare il nostro ben amato mojito, vi lasciamo con un altro pezzettino di musica e a frappè, anzi a milkshake. Vai DJ.